nostri ospiti di questa settimana vengono da Cremona. Loro sono Giusy e Gianni. Il loro ristorante è il Gabbiano. È un ristorante storico, è tanti anni che sono aperti. Adesso vi parleranno un po' del loro ristorante e vi presenteranno un piatto. Il nostro locale è stato aperto, inaugurato nel 1983 da me e la mia signora Giusy. Proprio con noi venivamo da esperienze milanesi, proprio con l'intenzione di riproporre i piatti antichi della tradizione, sapendo benissimo che in quel territorio potevamo trovare proprio tutte le materie prime necessarie all'uopo, cosa che abbiamo fatto ben volentieri e direi anche con successo. Sì, abbiamo diversi piatti antichi, forse il più caratteristico ha un nome in dialetto particolare, si chiama Gösafer in dialetto ed è un parente, se vogliamo fare una similitudine con la bagnacoda piemontese. È fatto differentemente, invece che con le acciughe, con le sardine di lago. Noi abbiamo il locale sul fiume Oglio, che è un emissario del lago di Iseo, ricco di questo pesce, e con cui facciamo questo piatto. Poi ce ne sono altri storici, come la farona di Nonna Bigina, che abbiamo presentato qua, o come i gnocchi rosa, il ragù di anitra, i funghi chiodini. Addirittura qui andiamo agli albori del Medioevo, quando i signori si facevano l'autopranzo con le anatre e così, e gli inservienti con gli avanzi si inventavano questi gnocchi. E siamo tutti e due molto autodidatti, però io personalmente, in una precedente esperienza con un locale a Milano con i miei genitori, ho potuto frequentare un cuoco, un chef che aveva lavorato per tanti anni sull'Andrea Doria, la mitica nostra nave ahimè affondata, il quale con pazienza e ha visto il mio buon impegno per 3 anni mi ha insegnato tutti i trucchi del mestiere, come si dice. So che dopo tanti anni di lavoro, anche con soddisfazione, adesso sono subentrati i nostri figli, con piacere, tutti e due, Andrea e Stefania, e noi continuiamo naturalmente a aiutarli nel locale, forse con un po' meno impegno di prima, che però tutte e due mantengono alto, diciamo, la qualità, della nostra tradizione, delle materie prime usate, dell'attenzione a tutte quelle cose che il mondo della ristorazione può offrire. Noi oggi presentiamo diciamo, modernamente si dice un entrée, come si può dire, un aperitivo, e lo presentiamo su proprio quello che è la storia di Cremona, cioè il salame cremonese. Quindi presentiamo questa variazione di pane e salame, che è molto importante perché la pasta di salame che noi useremo è la pasta di salame che nel cremonese si usa per tantissimi piatti. Per noi il salame è la materia prima d'eccellenza, è la materia prima con cui si fanno tantissimi piatti. Innanzitutto qua abbiamo la pasta fresca di salame. Questo domani, se volessimo insaccarlo, diventerebbe un buon salame. Poi abbiamo del pane piuttosto tondeggiante, che noi adesso tagliamo così, poi tagliamo così, poi facciamo 2 mezzi così, e la mia signora con pazienza fa dei buchi in modo da togliere la mollica a questo pane. Possiamo anche ragione anche di agevolare la presentazione, far vedere un pezzo che abbiamo già preparato. Nel frattempo che lei ne prepara uno. Il risultato finale sarà questo nostro pane. In genere usiamo anche le famose baguette, quei pani tondeggianti stretti e lunghi. Ecco, questo si può dire il risultato finale. Cosa facciamo? Noi prendiamo il nostro pane che abbiamo farcito, lo tagliamo a fettine alti mezzo dito, così, come potete vedere, il pane si è ben inumidito perché l'abbiamo lasciato un po' in frigorifero e abbiamo questo risultato. Nel frattempo noi facciamo
scaldiamo in questa padella antiaderente olio extravergine di oliva italiano, una noce di burro, del rosmarino e un aglio, uno spicchio d'aglio in camicia. Non appena avremo caldo il nostro condimento, mettiamo dentro le nostre fettine. Così. Perché burro e olio? Perché solo l'olio renderebbe troppo asciutto, mentre il burro ha la proprietà di rendere poi croccante il nostro pane. Noi faremo questo lavoro qua, ecco, questione proprio di pochi minuti, dopodiché, facciamo con le mani, quando sarà cotto da una parte noi lo rigiriamo e scoleremo, poi una volta che sarà cotto e croccante, su una carta forno, su una carta paglia, metteremo le nostre croccate, le lasciamo intiepidire perché è molto buono anche freddo, perché resta sempre croccante, la pasta di salame sarà bella asciutto perché ha rilasciato il grasso in eccesso e vedrete che avete con semplicità il miglior stuzzichino d'aperitivo, diciamo, che si possa avere abbinandolo magari a un bello spumantino delle cantine di Fontana Fredda dove siamo, la famosa Contessa Rosa, vero? No, il pane. No. Allora, il pane. In genere usiamo del pane che fa il nostro fornaio. Noi abbiamo la fortuna di abitare ancora in un paese dove c'è ancora un artigiano del pane che ci fornisce dell'ottimo pane. Noi facciamo il pane come locale, l'abbiamo sempre fatto, usando delle farine alternative. Ora come ora, nelle nostre campagne si stanno nascendo proprio agricoltori che sono impegnati. La più curiosa di queste farine, che io consiglio di provare a tutti, è la farina di monococco. Monococco è uno dei cereali più antichi che l'uomo abbia trovato. Si è trovato nello stomaco e nella sacca della famosa mummia Ozil, ritrovata sulle Alpi, nelle nostre Alpi. E con questa farina un'azienda agricola del Cremonese si è attrezzata, oltre a coltivarla fa anche la mulinatura, quindi abbiamo proprio questa farina con cui vengono fuori dolci, tagliatelle e pani stupendi, fragranti del sapore di una volta. Settimana scorsa abbiamo fatto un monococco, due settimane fa, mi parlavate voi. Sì, perché... tra l'altro il monococco sta consentendo ad alcune aziende di non troppe grandi dimensioni di poter sopravvivere. Perché? Perché la coltivazione del monococco è molto ecologica, essendo un cereale dal DNA più semplice che esista, proprio il DNA 2, quindi significa il primo DNA. Pensate che il frumento che usiamo abitualmente è un DNA 8. Il farro è il DNA 4, questo è il DNA 2, proprio i due filamenti più semplici. Sì, ci sono esperimenti, però non sono ancora conclusi, e sembrerebbe che questo cereale possa essere assorbito anche dagli intolleranti, i famosi celiaci. Però oltretutto, una delle cose più importanti da rilevare di questo cereale è che non inquina, dunque non ci vuole la ratura, non ci vuole il passaggio con i diserbanti, non ci vuole nemmeno tutto quegli agenti chimici fertilizzanti che vengono messi per esempio per la coltivazione del mais, perché essendo un DNA così semplice non ha paura di niente, né delle piante infestanti, e si semina facendo il buco nella terra e mettendo il nostro chicco. Certo, la resa è un terzo di quello che può rendere un ettaro di frumento, però dal punto di vista delle calorie e che dà, non è assolutamente inferiore a nessun altro cereale. Ma questo è solo uno, il monococco, poi ce ne sono altri che si stanno riscoprendo, che sono i vecchi cereali naturali, non possiamo neanche dire dei nostri avi proprio.
E noi li usiamo molto, facciamo del pane, facciamo delle crostate, per esempio, vengono molto buone, profumate, con questi cereali. Ecco, adesso direi, come vedete, il piatto è finito, basta solo farlo raffreddare e dopodiché un buon bicchiere di spumante dell'azienda e un buon appetito.